Ciao a tutti. Allora, ne approfitto perché stasera, innanzitutto, versione post lavoro, post compleanno, post tutto, compleanno non mio, mio compagno. E quindi, insomma, ho preparato una cenetta un po' decente, ho fatto la doccia, ho avviato la lavatrice. Dopo credo che stirerò un attimino per portarmi avanti. Sono, giuro, le 10 di sera, però insomma, questa è la vita della casalinga, no? Lavoratrice casalinga, soprattutto. E sempre un video che avevo in mente da un po'. Scusate, sono, ecco, completamente senza trucco. Ta-da! Brufoletti, occhiaie, cuperose, macchie. Occhi rossi post doccia, quindi questa è l'Adele by night. E quindi vi parlo di questo prodottino tanto carino che uso dopo la doccia e che mi dà tante soddisfazioni. L'ho preso in realtà in sconto, ma sono prodotti che usano, che costano, hanno un costo comunque molto moderato, per cui non fanno paura a nessuno. Dottor Taffy Vaniglia Velluto. Eccolo qua. Questo è un formato piccolino. Non so neanche se c'è più grande. 35 ml. Botticino di vetro. Mi rispruzzo il profumino. E un eau de parfum. Vi dico subito che non ha una lunga durata. Per il prezzo che ha, comunque, ha una durata di circa un paio d'ore, tre. Va bene, insomma, per questa si apre la rubrica profumi della buonanotte e quindi, insomma, non vi aspettate una persistenza lunga, il sillage, però aspettatevi un profumo comunque molto equilibrato e carino, gourmand, ma non nauseante, un gourmand raffinato, molto elementare, però secondo me è molto piacevole, cioè può piacere anche a chi non piacciono i gourmand, perché non è proprio un alimentare spinto. Dunque, le note, mi giro di qua, ho il computer sul letto, note sono vaniglia, caramello, vaniglia, caramello, cardamomo, e muschio bianco. Infatti è un profumo proprio semplicino, non ha grosse pretese secondo me, però lo consiglio ottimo da usare con i layering. Io all'inizio vi dico una dritta. All'inizio che usavo i patchouli, io parlo ormai di qualche anno fa, era un po' un momento di transizione fra profumi più impegnativi e meno. Tra l'altro, non ve l'ho detto, sono in pigiama, vabbè, così almeno no, l'ambiente è creato. Soprattutto all'inizio che usavo il patchouli, non ero pronta e cosa facevo? Usavo queste, mescolavo spesso con la vaniglia. In questo modo sono riuscita a avvicinarmi a questa fantastica nota del patchouli e quindi le vaniglie le consiglio sempre per quando magari un profumo non vi soddisfa del tutto, oppure siete persone che amano i dolci e il profumo che avete comprato lo sentite troppo freddo, lo sentite troppo poco accogliente, se voi, ma penso che chi qualunque appassionato anche no di profumo sappia che la vaniglia scalda molto e comunque aggiusta un po' il tiro di tante fragranze, le rende meno aspre, meno dirette, meno e più dolci, più mansuete. Quindi innanzitutto la consiglio da sola. Per questo motivo lo consiglio con altri, la consiglio con altri profumi per addolcirli. Lo consiglio per se avete per una bambina, per una ragazza giovane, ma anche per un adulto a cui piace giocare un po' con le fragranze. Le vendono in erboristeria, il prezzo è veramente. Ha un ottimo rapporto, appunto, come ho detto, qualità-prezzo. Se volete fare un pensiero va benissimo. E quindi io questo ve lo consiglio. Purtroppo non ho comprato altre fragranze Taffy perché quando ero andata ce n'erano più poche o non aveva i tester. Io sono proprio contro l'acquisto senza
senza sentire il profumo, perché secondo me non ha proprio senso. Poi vabbè, l'ho fatto qualche volta, è andata bene, a volte è andata un po' peggio, però secondo me non è una cosa che consiglio, perché è bello sentirseli i profumi, cioè. Ecco, la cosa più bella di un appassionato, anzi per quanto mi riguarda, non è tanto comprare, avere il profumo, portarlo a casa, ma è anche il momento in cui voi andate in profumeria o in erboristeria e annusate qualcosa, parlate con magari la proprietaria, proprietario, parlate. Io ovviamente, come avete potuto capire, mi piace parlare con chiunque, e quindi spesso nelle profumerie sono anche un po' invadente, sì, a volte sono invadente in profumeria perché vedo magari qualche signora che è un po' titubante e vedo magari a volte mi capita di vedere, soprattutto nelle catene o in posti un po' così dove le persone non sono prettamente formate sulla profumeria, vedo un po' di titubanza e quindi io inizio a, insomma, incentivare la prova di qualche profumo, quindi insomma, è bella proprio come esperienza, secondo me, quella di andare per profumerie. Cioè, io mi rendo conto rispetto a tante persone che vedo sui gruppi che ho molte profumerie vicine, ma soprattutto io e il mio compagno facciamo diverse gite fuori porta o comunque qua fuori confine, per cui mi rendo conto di essere fortunata. Io annuso sempre tanti profumi settimanalmente, a volte capita anche su settimana, magari vado, ad esempio scorsa settimana sono andata a Vercelli per fare delle lastre al bacino e un'altra visita, e quindi ne ho approfittato, ho girato diverse profumerie, cioè mi rendo conto che non tutti hanno queste occasioni, non tutti possono, però secondo me con un po' di impegno si riesce un po' a comprare meno online e magari andare un po' più dentro queste profumerie che tra l'altro stanno anche sempre più chiudendo. Supportiamo le profumerie. Quindi, però capisco che molti magari abitano in zone remote e quindi uno non riesce fisicamente, oppure chi ha figli o chi ha lavori ancora più impegnativi del mio o chi ha, insomma. Ecco, chi può farlo lo faccia perché è un'esperienza bellissima. Quindi, dopo questo, scusate sempre, io mi metto a fare, cioè non sono una ovviamente che vuole insegnare agli altri, però io noto proprio che soprattutto nelle giovani generazioni comprano profumi leggendo la piramide e quindi dico, boh, non. Perché so che si perde proprio la bellezza della cosa, per quello mi permetto di dirvi queste parole. Quindi il profumo a me piace, è carino. Di giorno, devo dire la verità, non lo uso tanto perché ho vaniglie molto più strong, un po' più, come dire, articolate, però la sera la uso volentieri, oppure per chi mi conosce nel sonnellino pomeridiano, quando riesco a farlo al sabato, alla domenica o nelle ferie. Io mi concedo sempre un profumo così, o un pulitoso, un coccoloso, ma delicati, fini, insomma, cose ovviamente che conciliano, no? Relax. E devo dirvi che in seguito a una segnalazione sempre di un'amica, sì, quando sono andata a Praga a prendere questo, mi era stato detto assolutamente di provare l'olio sempre di Taffy, che era una cosa paradisiaca. E ho detto, vabbè, ma perché no? L'olio, sono andata e in effetti l'ho comprato. Ci sono vari gusti, aromatizzato vari gusti. Questo è aromatizzato alla vaniglia. Questo qui l'ho preso perché io l'olio in realtà lo uso spesso da sempre. Lo usavo anni fa quando facevo la ceretta, lo uso quando asciugo i capelli, a volte all'inizio capelli bagnati sulle punte, a volte lo metto verso la fine per idratare un po' le punte, lo metto dopo una pedicure o dopo la doccia io tendenzialmente non ho la pelle secca nelle gambe, ma ogni tanto magari mi piace proprio dare una passata veloce con l'olietto, lo uso per questi motivi qui. L'ho usato anche per struccarmi quest'olio e funzionava, quindi
lo uso anche senza aroma. Questo qui ho voluto prenderlo, era in sconto, ma comunque a prezzo pieno vi costa sulle 10, 11, 12 euro al massimo. Guardate, ce n'è un sacco e io, ragazze, sono penso 6 mesi. Aspettate, non so se vi vede. Ecco, io sono 6 mesi che lo uso, ma tutti i giorni, eh. E questo qua, vi dirò, adesso me lo sparo in diretta. Questo qua, aspettate che se no faccio la sua pompetta e lo mettete dove volete. Io adesso uso le braccia. Mettete dove volete. Questo qua quindi è un olio aromatizzato alla vaniglia, col profumo di vaniglia. Se il profumo è sicuramente buono, piacevole, ben fatto, equilibrato, vellutato, perché velluto vaniglia, sì, è proprio una vaniglia di velluto, l'olio è, adesso ho trovato la parola che mi aveva detto quella ragazza, sublime. L'olio è sublime perché ha una texture che termini da sapientona. Comunque si spalma molto bene, ma non vi lascia unti per niente, si assorbe abbastanza presto, lascia la pelle morbidissima per molte ore e soprattutto io questo olio lo uso come vero e proprio profumo. Mi capita a volte di metterlo quando magari esco di corsa al sabato o la domenica a fare una commissione, un salto dai miei, insomma, quello che mi capita di fare, che mi fa stare fuori poche ore e metto questo perché voglio comunque essere, avere un filo di profumo, ma senza eccedere o senza mettere cose troppo impegnative. E questo qui è veramente una vaniglia, si trasforma in una cosa, in un tutt'uno con la vostra pelle. È proprio sembra quasi una vaniglia mandorlata, perché l'olio io credo sia, è infatti l'olio di mandorla, infatti si sente molto questo binomio vaniglia e mandorla. Se il profumo è comunque buono e piacevole è veramente una cosa molto valida per il prezzo che ha, l'olio secondo me ancora di più, cioè mi sento ancora di più di consigliarlo perché è proprio un acquisto che io giuro che lo uso ogni giorno, spesso come profumo, a volte lo uso come layering, metto questa pomata su braccia, cioè tipo su polsi, braccia e leggermente qua nel collo. Dopodiché ci spruzzo magari un profumo a mia scelta, ma ti rimane sempre questa base leggermente gourmand che è una cosa paradisiaca perché non è gourmand, non è stucchevole, ma è una vaniglia molto morbida, coccolosa e confortante ai massimi livelli, pur non è sparata come è proprio, ecco, è una fragranza sottovoce. Che vi accompagna proprio nei momenti, io la uso spesso nei momenti di relax dove proprio non ho, guardate, non ho neanche l'orologio, sabato, domenica e sera più che su settimana, sono sincera, su settimana la metto più come base, ma se volete rilassarvi e se volete coccolarvi, io giuro che quest'olio vi darà delle soddisfazioni enormi e poi lo userete per diverse cose, insomma, c'è chi lo usa anche con i capelli lisci, prima magari di tirarli, prima del phon, c'è chi lo usa, io lo uso dopo la manicure per idratare le cuticole che rimangono. E insomma, secondo me, se ascoltate il mio consiglio, potete provare a prenderlo se usate abitualmente l'olio, perché se non lo usate temo che magari non piaccia l'uso, ecco. Però vi consiglio davvero di provarlo se usate abitualmente l'olio e poi mi direte, Adele, ma wow, cosa ci hai svelato? Anche se in realtà l'hanno svelato a me stavolta e ho voluto, insomma, mesi fa ho voluto provarlo, ma proprio perché abitualmente io è un prodotto che uso e vi dico proprio che può sostituire tranquillamente un profumino, è una meraviglia. Io con questa frase, che la dico un po' di tutti i profumi, che sono una meraviglia, però questo è una meraviglia per rilassarsi,
Vi saluto, vi auguro buonanotte e ci vediamo prossimamente con le mie nuove idee, eccetera, i miei pensieri, sempre molto sinceri, diretti, spontanei e anche un po' difettosi, no? Buonanotte, ciao!